Siamo con Vittorio Ambrosio, che è stato nominato commissario cittadino del MIR, e la domanda naturalmente è questa: dove nasce questa nomina e quali sono naturalmente poi gli obiettivi prefissi? Allora, il MIR Moderati in Rivoluzione, questo è l'acronimo di questo MIR, diciamo. La cosa nasce dopo le primarie avute, queste primarie che dovevano fare nel PDL, con una serie di amici siamo stati contattati perché il presidente Samorin, che era candidato in queste primarie, aveva deciso di portare avanti un progetto politico in tutta Italia, e da qui è nato questo movimento Moderati in Rivoluzione. Dopo una serie di contatti abbiamo visionato il programma e ci siamo resi conto che questo movimento poteva avere in campagna, che è la cosa che ci interessa anche in Italia, delle buone opportunità. Moderati in Rivoluzione è stata la cosa che ci ha un po', diciamo, fatto scoppiare la curiosità, ci ha incuriositi. Moderati in Rivoluzione perché, come per dire, noi siamo moderati, ma se dobbiamo fare la rivoluzione siamo anche in grado di fare la rivoluzione. Rivoluzione logicamente non intesa come fatto politico, ma soprattutto rivoluzione delle idee, rivoluzione del cambiamento che oggi, di cui l'Italia ha bisogno, rivoluzione soprattutto nel modo di fare politica. Se voi guardate le liste che sono state proposte in tutta Italia, soprattutto in campagna, non c'è nemmeno un candidato di parlamentari uscenti o di senatori uscenti, tutti giovani, tutti professionisti, tutte persone anche dedicate alla politica, ma che per un nuovo senso di cambiamento, per un nuovo modo di fare politica hanno avuto, diciamo, l'opportunità di potersi schierare, di poter dare un forte contributo a questa Italia, che in questo momento non è che stia attraversando un periodo così folle, diciamo. Noi quello che chiediamo agli elettori italiani, soprattutto in questo caso agli elettori campani del MIR, è di darci un'opportunità, fare promesse oggi. Dire agli italiani, parlare di spread o di cambiare lo spread o di cambiare tutta una serie di brutte parole, perché per gli italiani queste sono brutte parole, non ne vale la pena. Noi quello che chiediamo oggi è di un'opportunità, di darci l'opportunità di poter fare in modo che il MIR possa affrontare con una serie di innovazioni, con una serie di politiche fatte sul territorio, di poter dare un senso a quello che potrebbe essere oggi la nuova politica italiana e soprattutto la nuova politica campana. Gli argomenti da affrontare sono tanti e quindi io non mi voglio nemmeno dilungare, perché oggi noi siamo una nuova realtà e siamo, diciamo, all'inizio di questo percorso che spero sia quanto più florido è possibile. Ti ripeto, la nostra convinzione è quella di chiedere agli italiani l'opportunità di fare in modo che oggi l'Italia possa avere un passo diverso con giovani imprenditori, con giovani politici, con giovani che riescano a portare avanti un discorso molto ma molto più aperto. Diciamo, questo è in modo molto allargato, perché non voglio entrare nel merito del programma politico del MIR, il senso della scelta del MIR a San Giuseppe Vesuviano.